Quando dico che Dio mi ha perdonato ogni peccato in Cristo, passato, presente e futuro, immancabilmente c'è sempre qualcuno che mi fa notare che se un cristiano continua volontariamente a peccare, pur essendo un figlio di Dio, perde la salvezza. Prima di tutto, i due concetti del perdere la salvezza ed essere figli di Dio non possono assolutamente coabitare. Perché un figlio di Dio non potrà mai cessare di essere un figlio di Dio, come un figlio di essere umano non potrà mai cessare di essere figlio di suo padre e di sua madre. Mai! E non può! Comunque, alla base di tutto, penso che il problema sia proprio la concezione che queste persone hanno del peccato. L'idea che il solo peccato che veramente conta, in virgolette, sia l'adulterio, l'omicidio, il satanismo, e che gli altri siano solo peccatini che Dio non considera proprio come tali. Un po' come l'idea cattolica del peccato veniale e di quello mortale. No, agli occhi di Dio il peccato è peccato. Che tu uccida qualcuno, vada a letto con una donna che non è tua moglie, o che tu faccia da mangiare il sabato, che tu mangi gli spaghetti ai frutti di mare o ti metti addosso abiti di poliestere, è lo stesso. Scherzo? Eh no, purtroppo no. Dimmi una cosa. Chi è che determina cosa sia il peccato? Dio, giusto? E dove ha scritto Dio la lista di ciò che lui determina essere peccato? Beh, lo sappiamo, nella legge. 613 comandamenti contenuti nella Torah, i primi 5 libri della Bibbia, dove Dio comanda sia di non uccidere che di non mangiare maiale, di non commettere adulterio e di non vestirsi con della stoffa mista, di non rubare e di non cibarsi di nulla che esce dal mare che non ha squame, di non lavorare di sabato e di non mangiare la bistecca al sangue. Quindi Dio, non Mario Marchiò, Dio nella Bibbia, non sui social, Dio dice nella Bibbia che ben 613 varie cose sono peccato ai suoi occhi. Dio, non la tradizione, Dio, non il sentito dire, Dio, non ciò che noi pensiamo sia giusto o no, Dio nella Bibbia, ciò che chiamiamo la parola di Dio, e Dio non può mentire. Quindi, se la domenica per pranzo, prima degli spaghetti e i frutti di mare, ti mangi un antipasto con prosciutto, salame, coppa e pancetta, hai peccato davanti a Dio e meriti l'inferno. Non scherzo, questo è ciò che dice la legge di Dio. Questo è ciò che afferma la Bibbia. Questo è ciò che dichiara Dio. Agli occhi di Dio, un panino con la porchetta è peccato. Come lo è uccidere un uomo, punto. Quindi, stando a quanto dice Paolo in Galati 3:10, quelli invece che sperano nella pratica delle leggi ebraiche per salvarsi sono sotto la maledizione di Dio, perché le scritture dicono chiaramente: sia maledetto chiunque, state a sentire, chiunque non osserva fedelmente tutte le cose scritte nel libro della legge e non le mette in pratica. Per essere senza peccato dobbiamo osservare fedelmente tutte le cose, tutte, panino al prosciutto e televisione di sabato compresi. Lo stesso concetto lo ripete l'Apostolo Giacomo in Giacomo 2:10, che dice: chi osserva tutte le leggi di Dio, ma manca anche soltanto in un punto, si rende colpevole come se avesse violato tutta quanta la legge, omicidio e adulterio incluso. Disobbedendo la legge quando ci si veste di poliestere è lo stesso di aver commesso adulterio o ucciso qualcuno. Vedi com'è impossibile dire che chiunque possa continuare a peccare? Ma tutti noi continuiamo a peccare, giorno dopo giorno dopo giorno, con gli occhi, con il mangiare, con il vestirsi, con la mente, con la volontà, con il prosciutto e con gli spaghetti alle cozze. Continuamente pecchiamo e siamo privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Ma gloria sia a Gesù, il quale ci ha preparato la via per essere dichiarati giusti una volta per sempre attraverso il suo sacrificio. Vi rendete conto ora? Nessuno può essere riconosciuto giusto da Dio per mezzo dell'ubbidienza alle sue leggi. Infatti, più conosciamo le leggi di Dio, più ci rendiamo conto che non le osserviamo. Anzi, è proprio grazie a queste leggi che comprendiamo di essere peccatori. Ma ora il Signore ci ha mostrato una via diversa per raggiungere il cielo, non quella di essere abbastanza buoni o di ubbidire alle sue leggi più che possiamo, ma una via nuova, di cui hanno parlato i profeti nell'Antico Testamento. Oggi Dio
dichiara che ci accetterà, ci trasformerà, ci porterà in cielo, se abbiamo fede che Gesù Cristo ci purifichi dai nostri peccati. Tutti, senza distinzione, sono dei peccatori senza la gloria di Dio, ma possono essere resi giusti gratuitamente per dono di Dio mediante la redenzione che troviamo soltanto in Gesù Cristo. Quindi, ricapitolando, la parola peccato nel linguaggio greco in cui il Nuovo Testamento è stato scritto è la parola amartia, che letteralmente vuol dire mancare il bersaglio. Come mai una parola così strana per definire un concetto così importante? Proprio perché Dio vuole dirci che non importa di quanto manchi il bersaglio, se non fai centro perfetto, non passi l'esame. Lo standard di promozione con Dio non è 99%, neanche 99.99999%. Lo standard per essere accettati da Dio è 100% o niente. Se colpisci il bersaglio un millimetro fuori dal centro, è come se tu lo avessi mancato di 2 chilometri. Ricordi cosa hanno detto Paolo e Giacomo? Devi fare centro perfetto o sei colpevole di aver violato tutta la legge. Omicidio, adulterio incluso. Ecco perché esiste una sola persona che ha fatto centro ogni volta, per sempre, Gesù Cristo. Ebrei 4,15 dice: infatti non abbiamo un sommo sacerdote incapace di soffrire con noi nelle nostre miserie, anzi, il nostro sommo sacerdote comprende le nostre debolezze perché ha avuto le nostre stesse tentazioni, anche se non ha mai peccato. Vuoi fare centro ogni volta che tiri? Accetta il risultato di Cristo per fede e Dio ti farà suo figlio, una volta per sempre, salvato per tutta l'eternità. Amen.